Comunque per i bimbi abbiamo trovato da Zara Home queste cose pazzesche e visto che abbiamo fatto due lavabi per i bimbi, maschio e femmina, comunque si dividono come vogliono perché essendo in quattro è giusto averne due, abbiamo trovato rosa e uguale in azzurro, ma poi stesso colore del bagno, cioè incredibile. Vabbè, questo si chiama culo. Invece per inaugurare la nostra camera da letto, la Bubina ci ha fatto un disegno, in realtà ce ne ha fatti diversi. E ci ha fatto la mamma e il papà da mettere vicino al letto, infatti l'ho messa sul comodino, proprio qua. E poi Babbo Natale, perché vuole iniziare a scrivere la letterina. Ci ha fatto trovare questi sul comodino la Bubi oggi. Invece il nostro bagno con due lavabi, così, e il bello è questo, sistemare tutti i prodotti. Lo faremo ora. E pulire anche lo specchio. E pulire anche tutta la cassettiera. Questo sarà il lavoro di oggi. Ho appena fatto colazione. La cosa che amo di più di questa casa è che finalmente siamo riusciti a mettere tutti gli specchi possibili e immaginabili, cioè quello che volevamo da sempre. Quindi il lavoro di oggi, ragazzi, è sistemare tutti i prodottini, i trucchi, i saponi, tutto quello che è il bagno, che in realtà si pensa sempre che ne venga fuori tutto questo uno scatoloncino e abbiamo fatto quattro scatoloni. E non ho tante cose, ve lo assicuro, quindi la maggior parte non sono cose mie, ma sono del Marchini o dei bimbi. Di mio davvero credo che occuperò due piccoli armadiettini, niente di che. Quindi il suo problema sarà convincere il Marchini a fare un po' di decluttering o capire cosa tenere e cosa non, perché davvero è follia.